Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Fratelli e sorelle, siamo arrivati alla terza domenica di Avvento e per la seconda domenica consecutiva ci viene presentata la figura di Giovanni il Battista. Questa domenica viene definita Gaudete, che vuol dire Domenica della Gioia, proprio per l'annuncio che la parola di Dio ci offre come riflessione in questa giornata. Giovanni Battista, domenica scorsa, lo abbiamo incontrato nel Giordano, dove annunciava la venuta del regno. Questa era la sua bella notizia, e anche la conseguenza della venuta del regno, la necessità di convertirsi. Tutti andavano a farsi battezzare riconoscendo i loro peccati. Giovanni, che come dice oggi Gesù è più che un profeta, il suo precursore, era uno con la schiena dritta, uno che era coerente con la sua fede e con i suoi principi. E questo lo aveva portato a denunciare anche il comportamento immorale di Erode, che aveva preso presso di sé nella sua casa la moglie di suo fratello Erodiade. Giovanni gli diceva: «Non ti è lecito». A dire il vero, Giuseppe Flavio, lo storico del tempo di Gesù, ci dice che Erode aveva anche un'altra preoccupazione, forse più grande del fatto che Giovanni lo avesse rimproverato, e cioè che Giovanni, avendo un seguito così grande di folla, potesse organizzare una rivolta contro di lui. Perciò lo fa rinchiudere in una delle sue 8 fortezze. Ed è sempre Giuseppe Flavio, perché questa notizia non è contenuta nei Vangeli, a dirci dove: nella fortezza di Macheronte, ad est del Mar Morto, fortezza che garantiva ad Erode la sicurezza e la difesa dei suoi confini verso est, fortezza però che noi non dobbiamo immaginare semplicemente come luogo difensivo, ma come una reggia nella quale lui riceveva i suoi ospiti e faceva le sue feste, e nella quale c'erano anche delle prigioni. Proprio per questo motivo siamo di fronte a questa grata nelle Torri Montanare, il vecchio carcere di Lanciano, proprio per vedere anche visivamente l'ingresso di un carcere. Nel carcere Giovanni Battista, dopo aver riconosciuto in Gesù il Messia annunciato, vive una profonda crisi di fede.
le sue convinzioni entrano in discussione, entrano proprio in crisi. Egli aveva annunciato un Messia che stava con la scure alla radice degli alberi per abbattere gli alberi che non portavano frutti buoni e belli. Egli aveva annunciato un Messia con la pala in mano per pulire la sua aia, con il cerino in mano, diremmo noi, per incendiare la pula e la paglia che non servivano a nulla. Invece gli giungevano notizie di un comportamento diverso da parte di Gesù. Gesù non diceva una parola contro i romani che avevano occupato la Palestina, Gesù non diceva una parola contro Erode, non si dava da fare per ripristinare la giustizia, non si metteva a capo di un esercito per rovesciare il dominio dei romani. E inoltre Gesù frequentava tutti, non solo le persone per bene, non solo le persone buone e brave, ma anche i peccatori, anche i pubblici peccatori. Addirittura andava a pranzo insieme con loro, si definiva loro amico e aveva chiamato uno di loro, Matteo Levi, a seguirlo, lui che prima faceva appunto il pubblicano. Ed infine Giovanni Battista, lui, uomo giusto, retto e corretto, si trovava in prigione ed era stato messo in prigione dall'empio re Erode. Quindi a Giovanni non tornavano più i conti. La sua idea di Dio, la sua idea di Messia era stata messa profondamente in discussione dal comportamento di Gesù. E poi lui poteva sentire, ma non poteva vedere, stando in carcere. Aveva qualche piccolo privilegio, poteva essere visitato dai suoi discepoli. E allora attraverso i discepoli manda a chiedere a Gesù di dare risposta a una domanda: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? È bello immaginare che la fede di Giovanni, pur entrata in crisi, non cancella Dio dal suo orizzonte di vita, solo che pensa di dover aspettare un altro. I discepoli vanno, chiedono a Gesù. Gesù non fa con loro molti discorsi. Gesù non si difende dal punto di vista filosofico o teologico. Gesù dice ai discepoli: aprite gli occhi, guardate quello che vi succede davanti e andatelo a riferire a Giovanni. Andate a riferire a Giovanni che i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti risorgono, ai poveri viene annunciata una buona notizia. Non erano dei miracoli qualunque, erano i miracoli che concretizzavano la profezia del profeta Isaia, quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura di questa domenica. E Gesù aggiunge un'ultima cosa: dite a Giovanni che è beato chi non si scandalizza di me. Gesù non si meraviglia della meraviglia di Giovanni, ma dice a Giovanni e oggi a noi di non scandalizzarci, cioè di non avere un impedimento, un ostacolo, un inciampo per il modo in cui lui si presenta come figlio dell'uomo, come Messia, come figlio di Dio fatto uomo, e di non avere un inciampo nella idea di Dio, nel volto di Dio che lui ci presenta. Allora noi dobbiamo leggere la realizzazione di queste profezie, l'effettiva realtà dei miracoli che Gesù compie, come una parabola. I ciechi siamo noi, siete voi, fratelli e sorelle, sono io che a volte non vediamo la realtà, non comprendiamo la via sulla quale dobbiamo camminare. E Gesù è venuto ad aprirci gli occhi, lui che è la luce, per indicarci dove camminare, lui che è la via.
I sordi sono io e siete voi, perché non ascoltiamo la parola di Dio e siamo chiusi anche al grido di aiuto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, specialmente dei poveri, specialmente degli ultimi, di quelli che Papa Francesco chiama gli scartati. Gli zoppi siamo noi, quando non riusciamo a rimanere nemmeno in piedi, siamo infermi, come dicevano i nostri antichi padri latini, e non riusciamo a camminare. Gesù è venuto a guarirci perché possiamo addirittura correre sulla strada della vita e sulla strada dell'amore, mettendo in pratica il suo comandamento nuovo: amatevi come io vi ho amato. I lebbrosi siamo noi, perché i lebbrosi vedevano se stessi come dei morti viventi, come dei separati e degli esclusi da tutti, si vedevano brutti. E noi, a causa dei nostri peccati, ci vediamo brutti, abbiamo una bassa autostima, ci sentiamo scartati dalla società e dalla Chiesa. Gesù ci guarisce perché possiamo tornare a vivere nella società e nella comunità ecclesiale, a riallacciare relazioni positive e feconde. I morti siamo noi, perché stipendio del peccato è la morte, e Gesù ci risorge, ci fa risuscitare dai morti per donarci una vita nuova, nella quale avrà stabile dimora la giustizia, la pace, la misericordia e l'amore. I poveri siamo noi e ci viene annunciata questa buona notizia, questa bella notizia, che anche se poveri siamo amati dal Signore, siamo scritti sul palmo delle sue mani e siamo preziosi ai suoi occhi. Partono i discepoli e Gesù dice a tutta l'altra folla lì presente, e quindi dimostra di non aver perso stima di Giovanni Battista: chi siete andati a vedere nel deserto? Siete andati a vedere una canna sbattuta dal vento? No, perché Giovanni non si piega al potere dei potenti. Giovanni non cambia parere come cambia il vento che fa piegare le canne una volta di qua e una volta di là. Giovanni è fedele, Giovanni è coerente alla sua fede, al suo Dio, ai suoi principi. Chi siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ma quelli non stanno nel deserto. Certo, è bella l'eleganza, oggi si parla addirittura di diritto alla moda, ma non è sufficiente. Ci apre un oltre, ci fa dire, ci fa capire che le cose del mondo, le cose materiali non sono sufficienti, che la bellezza ci apre una strada verso l'altro che è Dio e verso gli altri che sono i nostri fratelli e le nostre sorelle, ma non è qualcosa di sufficiente. Non possiamo vivere semplicemente per i bei vestiti, le belle scarpe, le belle borse, per essere sempre in ordine e ben agghindati. E allora chi siete andati a vedere, dice Gesù, un profeta? Più che un profeta, voi siete andati a vedere l'ultimo dei profeti, il primo degli annunciatori e dei testimoni del Nuovo Testamento. Giovanni è l'uomo della soglia, è l'uomo del crinale, del varco fra l'Antico e il Nuovo Testamento. Egli, come me e come voi, era un profeta, non perché prevedeva il futuro, ma perché diceva le parole di Dio e parlava non soltanto attraverso la sua voce, ma soprattutto attraverso la sua vita. Come dovremmo fare noi oggi, fratelli e sorelle? Annunciare e rendere presente Gesù, certamente con le parole, con la lingua, ma soprattutto con le azioni e con la vita. E per questo, ci dice Gesù, il più piccolo nel regno dei cieli, che possiamo essere io e voi, è più grande di Giovanni Battista, proprio perché noi abbiamo visto la realizzazione del regno compiuta da Gesù. Abbiamo visto la sua morte e la sua risurrezione. Siamo testimoni della sua salvezza. Come Giovanni, anche noi diciamo: noi dobbiamo diminuire perché Gesù cresca.
ma come Giovanni, con coerenza, annunciamo e testimoniamo la buona notizia del Vangelo, la presenza di Gesù in mezzo a noi.